Al Crit Networking Day 2018 parliamo dell'impatto delle nuove tecnologie sulla complessità aziendale con Vilma Zamboli, Content Strategist di Raitech. Cos'è per voi la Digital Transformation e che riferimento particolare ha alla vostra esperienza di settore? Allora, Raitech è un facilitatore della Digital Transformation. In particolare il nostro compito è quello di rendere la documentazione tecnica, quindi che accorrendo tipicamente di un prodotto, il più possibile pronta per il futuro. Nel fare questo ci troviamo di fronte a realtà aziendali che ancora hanno dei problemi forti anche solo a gestire Word, quindi il problema di avere degli strumenti che ancora non riescono a maneggiare con certezza. Che approccio abbiamo? Per esempio, posso citare adesso un lavoro che stiamo facendo, ma è un processo ripetibile in tantissime aziende. La prima cosa che facciamo è appunto verificare la situazione dell'azienda stessa, cioè chi sono i cavalli che l'azienda già possiede, le risorse quindi su cui può contare. Fatto questo, analizziamo i flussi di lavoro e incominciamo a formare le persone individuando anche dei talenti, perché il problema della digital transformation è anche avere persone formate sempre più verso l'informatica, verso nuove tecniche, ed è quindi un problema trovarlo. E da lì poi si passa al trovare gli strumenti adatti per questo. Ecco, per esempio, in questo progetto noi stiamo proprio lavorando fianco a fianco con l'azienda, preparando una piattaforma, diciamo così, dove le informazioni potranno essere più disponibili da parte dei sensori, da parte della macchina stessa, naturalmente disponibili su canali diversi, naturalmente in formati diversi, naturalmente profilate per l'utente diverso, perché questo è un po' il cuore, no? Quindi l'operatore della macchina ha bisogno di informazioni diverse dal processista, quindi questo è un po' il trucco. Quindi il Raitech ha proprio questi due compiti, infatti abbiamo alla fine due entità, la Raitech Servizi, che quindi fa addirittura fino ad arrivare l'outsourcing manualistica per macchine, elettronica e anche per software, ma anche la Raitech Academy, ovvero l'azienda che aiuta le società che vogliono dire ok, cambio paradigma, faccio la documentazione in modo diverso, mi attirano i tempi stretti che certi strumenti mi permettono, come faccio? Ecco, noi li aiutiamo in questo senso, non solo con formazione ma anche con servizi che sono propedeutici a usare lo strumento, quindi noi addirittura facciamo anche dei semilavorati, per esempio.